Il cigno nero, sporco di nafta, padrone di Piazza Dante, con due automobili che si intravedono sommerse dall'acqua proprio davanti al palazzo della provincia. È una delle immagini più forti, anche per il carattere simbolico, dell'alluvione del 4 novembre, un venerdì allora come oggi di 50 anni fa. Trento che diventa un'isola in un mare di acqua e carburante fuoriuscito dalle cisterne. Trento Nord, i solteri, via Torreverde, Piazza Dante e via Torrevanga, le barche che sembrano volersi riappropriare di uno spazio che era stato loro. Solo 100 anni prima, infatti, a metà 800, gli austriaci avevano spostato l'Adige fuori dalla città, verso il Dos Trento, lungo il tracciato più breve che oggi conosciamo. La notte del 4 novembre, alle 23, la rottura degli argini a Roncafort e l'Adige, come spiega questo grafico tratto dal programma sull'alluvione di Alessandro Cagol, l'Adige si riversa, quasi adagiandosi, verso la città. Per Trento e per tutto il Trentino, dalla Valsugana alla Rendena, dalla Val di Sole alla Val Floriana, alla Val di Fiemme, quel 4 novembre porta quella che possiamo definire l'ultima alluvione dell'Ottocento, di un Trentino rurale che intraprende la strada dell'industrializzazione, ma che da quel momento si trova a dover coniugare sviluppo e tutela del territorio. Queste invece sono le immagini straordinarie del mattino del 4 novembre, ciò che precede il disastro, registrate e commentate in primiero da Riccardo Schweitzer. Le prime immagini sono state riprese la mattina del 4 novembre, cioè 12 ore prima dell'evento vero e proprio, in virtù della mia mania di filmare, nata in seguito al recente acquisto di una cinepresa. Riprese d'autore, possiamo ben dire, pittore, scultore, fotografo, ha registrato e poi documentato con il montaggio e con la scelta anche delle musiche la tragedia della sua terra, il Primiero. Immagini che sanno mettere insieme la forza devastante della natura e la forza di reagire della gente di montagna. La vera cifra di quel 4 novembre di 50 anni fa.